Buongiorno, abbiamo con noi il dottor Bordoni, esperto proctologo, col quale parleremo della tecnica HELP. Buongiorno, la tecnica HELP rappresenta oggi la tecnica meno invasiva basata sull'utilizzo di Doppler e laser per la cura della malattia emorroidalia al suo stadio iniziale. Il suo stadio iniziale, che diventa chirurgico, è quello caratterizzato dal sanguinamento. Quando, dottore, le emorroidi possono essere trattate con la tecnica HELP? Ci sono vari stadi in cui la malattia emorroidalia si può manifestare, dagli stadi più semplici, più blandi, caratterizzati da prurito, da bruciore, per passare al sanguinamento o addirittura al prolasso. Io credo che il sanguinamento, soprattutto nelle sue fasi iniziali, se non associato a prolasso, sia lo stadio migliore per affrontare la malattia e ci sia la possibilità in questi casi di giovamento maggiore per il paziente. Dottore, quanto dura l'intervento di HELP? L'intervento HELP è un intervento rapido, dura da 15 a 20 minuti se eseguito da mani esperte. È necessario qualche tipo di preparazione prima dell'intervento? Direi che per tutti gli interventi da eseguirsi nella regione anorettale è consigliabile un piccolo clistere da eseguire la sera prima e la mattina precedente l'intervento. È necessario il ricovero per l'intervento della tecnica HELP? No, assolutamente no, perché essendo un intervento minimo invasivo fatto eventualmente in sedazione, è un intervento che si può condurre a livello ambulatoriale. Ma neanche dei hospital? Direi che non è necessario, ma si può eventualmente optare per una soluzione di questo genere se il paziente lo desidera. In cosa consiste il post-intervento? Il post-intervento è caratterizzato senz'altro dall'assenza di dolore, è solo un blando fastidio che peraltro viene ben controllato con i normali antidolorifici, analgesici. Il paziente deve solamente avere attenzione a mantenere le feci morbide ed evitare sforzi. È necessaria l'anestesia? Teoricamente no, perché la tecnica HELP viene condotta in una zona che non risulta sensibile, per cui si fa eventualmente una blanda sedazione o un'anestesia generale in base anche a quelle che sono le esigenze del paziente, che magari si agita a vedere la sala operatoria, a vedere l'attività che si svolge. Senz'altro non sono necessarie le anestesie che vengono svolte per interventi maggiori. Il paziente deve seguire qualche terapia farmacologica particolare per questo intervento? No, sicuramente HELP non richiede una terapia farmacologica particolare. Io mi regolo come con tutti gli altri interventi di chirurgia anorettale, per cui antibiotico terapia per un paio di giorni, antidolorifici al bisogno, direi, perché il paziente davvero potrebbe non averne mai la necessità, e consiglio l'assunzione di fibre per mantenere le feci morbide per qualche giorno. Arrivederci, ringraziamo il dottor Bordoni, che potete trovare presso il centro medico Unisalus.